siccome è la festa della mamma, a Luciana, buona festa della mamma in rappresentanza di tutte le mamme d'Italia. Eccola qua, Lucianina. Ma che serata! Che serata! Mamma. Stellare, stellare. Hai visto? Con la Marini. E arriva anche lei dopo, eh? Ah, ah, sì, sì, sì. Ma vogliamo parlare di Tito. Che sì. Tito Stagna, sì. Tito sì. E Parmi. Tito, sì. Io sono sempre stata una tata di Tito, eh? Una tata di Tito, certo. Sempre. Bene. E poi si conserva benissimo. Si vede che, siccome Tito Stagno... E a tenuta stagna, diciamo. L'ha detto, io non potevo... E invece Parmi, Parmi, cotto mangiato, lascia fare. Vabbè. Il fascino della divisa. Ma è venuto a cercare la sua nana bianca. Non ho capito? È venuto a cercare la sua nana bianca. Ah no, non credo, non credo, non credo, non credo, non me l'ha parlato in questi termini, ecco. Però... Comunque anche noi dovremmo andare a fare la trasmissione nello spazio. Ma che e spazio che fa? Con Fazio? Sì. Che spazio? Sì, sì, può essere, guarda. Facciamo spazio, sì, può vediamo essere. Tutto dall'alto, così Salvini è contento. Sì. E non c'è problema. Bene. Perché stai in piedi? Mi siedo. Ecco qua, ecco qua, sì. Ecco, allora volevo dirti che io sono un po' strega, non so se te ne sei reso conto. Ma tanto, da tanto tempo. No, perché domenica scorsa io avevo parlato della Meghan, che non partoriva. Sì. Lunedì, ha scodellato. Nove mesi, scusa. Al posto della Brexit abbiamo avuto la Mexit. Vabbè, ho capito. Sì. Ma guarda che veramente ho creato un flusso magnetico. Sì, magico. Che ha fatto uscire il reale. Bene, molto sono bene. Sono influencer. Influencer, sì. Sono influencer anch'io. Ma guarda che se aspettavamo lei a quest'ora, per agosto, ecco. Era ancora lì, dovevano stanarle il pupo con i lacrimogeni. Invece è nato questo bambino bellissimo, vediamolo, carino da matti. Sì. Che pesa 3 kg e 240 grammi, 6 kg con la corona. Bene, va bene. Però non ha nessuna chance di diventare re. Perché sì, com'è? Perché è il settimo in linea di successione al trono. Sì. Ha le stesse possibilità di diventare re di Mete. Bene, va bene, va bene. No, però magari... Se è molto bravo gli fanno fare l'usciere a Buckingham Palace. Vabbè, lascia, ma non ti impicci, adesso devi già ipotizzare il futuro. No, mi ha fatto molto ridere lui, Harry, che quando è nato lui ha fatto l'annuncio, ha detto sono fiero di mia moglie, incredibile che una donna possa fare questo. Beh, ma era un modo di dire, ma scusa, ma su. Harry. Ma... Ti faccio questa rivelazione. No, Luciana, non farla. Le donne è millenni che fanno questo, eh. Millenni gli uomini, ma era, no? Ma invece era una cosa molto tenera che ha detto, un miracolo tale. E ne possono fare anche due o tre per volta, anche di più. Loca no, loca fa l'uovo, pensa. Faccio un po' di education al chat. Vai, capisci perché la regina non schioda? Perché questi qua sono una banda di ciucchi, eh. Bene, molto bene. Abbi pazienza. Abbi pazienza. Comunque, sì. E poi la cosa strana che dà l'annuncio che nasce suo bambino e dice adesso dobbiamo decidere il nome. Minchia, ancora devi decidere il nome! Ma è possibile che non hanno avuto 10 minuti di tempo? Non è che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera, i due. Lei è stata incinta 2 anni, praticamente. Non so, poi le Meghan, come la Renault, magari voleva chiamare il figlio Twingo, Shenik. Lui non era d'accordo. Poi hanno anche quel cognome impegnativo, Mountbatten Windsor. Sì. Cioè, non è Fazio, capisce? No. Una roba impegnativa. Insomma, alla fine... hanno deciso il nome e l'hanno chiamato come un circolo ricreativo. Ma non è vero, con l'H quello. Non è Archie. Come un circolo. Ma no, Archie. L'H, Archie. Come Arcicaccia, ma no. Archie Gay, ma no. Archie Harrison. Ma no, Archie con l'H. No, battezzerà Archie, un arciprete. Ma no, è Archibald, va bene. La regina Elisabetta è arrivata e ha detto sono Archie con te. Complimenti per l'arciduca. Ma pensa che lei... E poi quando se n'è andata ha detto arrivederci. Quella serata sono tutti pazzi qua. Va bene. Ah, che ride. No, ma povero principe Carlo però, Ma veramente, ma una soddisfazione, diamogliela sto disgraziato. Perché? Già sono 50 anni che aspetta di salire al trono, almeno chiamare sto nipote col nome suo, dai. C'è la nipotina che si chiama Charlotte, ma lui, almeno chiamalo Arci Carlo.
va bene, no, andiamo avanti. No, 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 la gomma. Andiamo avanti, c'è una bella novità. Una bella novità, ma tu non avevi la cervicale, guarda come sei sciolto, vedi? Tre giorni immobile. Ecco, tre giorni immobile, poi arrivi qua la domenica e ti muovi e rompi. Sono allora, professionista. Allora, dicevo, sì, c'è questa... Hai visto che ci sono tutti i mignin in giro? No, sono i pollini, si chiamano pollini. E i piemontesi dicono mignin. Va bene, fai avanti. Allora, volevo dirti, no, volevo parlare di questa novità, mi sposto in Germania, guarda che mi sposto in... Quando parti? No, no, adesso è una notizia. Ah, peccato. Allora, in Germania hanno inaugurato nuove auto della polizia, ok? Ci sono delle auto nuovissime. Bene. Che in più hanno stampato sulla portiera un hashtag. Pensa come sono avanti gli amici della Merkel. Mm. Cioè, hanno addirittura stampato un hashtag nella portiera. La nostra polizia non ha neanche la portiera. Ma non è vero, ma cosa dici? Non ha la benzina, a volte neanche la macchina. Vediamo questo nuovo hashtag sulle macchine della polizia. Cosa c'è scritto? Che c'è scritto poliziei e poi ecco l'hashtag. In merda. Che in tedesco significa sempre presente. Bellissimo, eh? Ma io voglio dire... Ma non è neanche un... Cioè, tipo, abbiamo buona fortuna, sì, no? Abbiamo parlato prima dell'universo, con la enormità. Perché tu ti focalizzi su un particolare lì, piccolo scritto... È molto interessante, perché molto. Potremmo scrivercelo anche noi qua. Sì, sì. Beh, vai avanti. Sempre presenti, sì. E molto anche in... ecco. No, ma veramente il tedesco, guarda, io non lo immaginavo, è una lingua veramente tosta, cruda. Sì. Mi chiedevo, per esempio, buon compleanno, come si dirà? Non lo so, non me lo sono mai chiesto e non voglio scoprirlo stasera. Fanküller. Eccolo là. Per dire, sì, no? Sì, per dire. No, per esempio, ho scoperto, cercavano, per esempio, in tedesco, come sì. Kühlplatten, perché pensavo che volesse dire culo piatto. Invece? Invece vuol dire piatto freddo. Ma tu pensa un po'. Quante cose che si imparano, sì, grazie Luciana, grazie. Comunque, altra macchina che ha finito abbastanza in merda è quella di questi tre amici di Rieti, che sono finiti sbagliando strada praticamente sulle scale del Duomo, del Battistero di Siena, Siena sì. Vediamo. Proprio hanno sbagliato. Hanno sbagliato strada, gli hanno fatto l'alcol test, sono risultati negativi. Sì. Insomma, alla fine il motivo era che ha sbagliato il navigatore. È stato il navigatore che li ha mandati fuori. Sì, ma anche loro però... ho capito, ma il navigatore sì, però a volte è bastardo. Fanno... A volte. No, io non so se voi usate il navigatore, ma fatemelo dire. Lasciami dire Fabio perché adesso basta. Allora, uno mette il navigatore perché? Io metto il navigatore per non perdermi. Ecco, perché non voglio finire a banane in giro per il mondo infognandomi nelle mulattiere. Sì. Metto il navigatore perché voglio arrivare in un posto presto e bene e non finire in mezzo ai campi di Gran Turco con il cofano piantato nella fanga. Sì. Allora, com'è possibile che io voglio andare tipo da Asti ad Alba e lui mi sperde nelle vigne? Perché scrivo... Ferrara centro e mi trovo a bagno insieme alle anguille di Comacchio. Scrivo Roma. Perché bisogna aggiornarli. E mi sbatte sulle pendici del Terminillo. Che bisogna aggiornarli. Ho capito, bisogna aggiornarli. E capisco che il navigatore ha come antenato Cristoforo Colombo, sì, che voleva andare nelle Indie sì, ed è finito nell'America e quindi ci sta, ma un'evoluzione, perché all'inizio ti dà delle indicazioni sensate il navigatore, ti dice vai a destra, gira a sinistra, procedi 500 metri, poi improvvisamente per motivi ignoti sbarella, ti dice fare inversione a U. Ma come faccio a fare inversione a U? Che sono in una strada con un'unica carreggiata con lo spartitraffico in mezzo. E quando ti dice uscire alla settima uscita, tu allora sei concentrato con 1, 2, 3, 4. Poi fai la settima uscita e dritto. Ma minchia, dimmi fai dritto! Mi dici settima uscita? Ma perché? Vabbè, ma è troppo difficile per te. Per te è troppo difficile. E no, perché io devo cantare le uscite, non so ma se no, quella stradina laterale sterrata la conta. Ma sì, uscita, conta, no? Conta anche quella. Già perché in macchina uno diventa una bestia, conta, cioè conta. C'ha la clacsonata facile, che minchia vuoi sulla punta della lingua. Se si mette anche il navigatore, capisci bene che... Oppure ti dà le indicazioni sui punti cardinali, che dice procedere in direzione nord.
Ma io, ascolta, non lo so dove. Ma con chi stai parlando? Non col navigatore. Non col navigatore. Ma non, non sono Magellano. Ma posso avere una collega che parla col navigatore? Non sono l'ultima dei moicani che riesce a distinguere le stelle. Sono una donna adulta. Non sono una santa. Al volante, non bravissima, che sa solo che nel nord c'è il muschio. Ora, io non posso scendere dalla rotatoria per andare a vedere se c'è il muschio nei cartelli stradali. Abbi pazienza. Bene, è chiaro, il messaggio. Oppure sbagliano le lettere, le accenti, ti dice procedere e uscire all'uscita a nozzola. Che ci metti 10 minuti a capire che è domodossola. Ma io sto guidando, non posso fare le parole crociate, abbi pazienza. Sei navigatore, ti hanno fatto che parli, parla, ma parla bene, se no vai da un logopedista, abbi pazienza, perché io non la posso più sentire. Brava Lucianina! Che dici? Ma cosa Lucianina? Non sopporto più che invece di dire Santena dici Santena, la prossima volta che dici Santena ti sradico. No, ma può andare avanti ora, questo discorso. Ora. Oppure ti dice, vuoi fare il percorso più veloce o quello più breve? No, guarda, voglio fare il più lungo e smarronante. Voglio stare ore e ore e ore e ore non in è una coda. Ti stai rapportando no, come no, se no, ti no, senti... ma lo dico al navigatore, a quelli che fanno i navigatori di professione. Ma non c'è voglio un navigatore. Stare in coda tantissimo. Guarda, fammi la strada che ha più tornanti che puoi e tantissimi semafori, perché voglio proprio stare ferma a schiacciarmi i punti neri nello specchietto. Va bene, grazie. Oppure quando dice... Continua, continua. No, c'è questa cosa che io non sopporto più, che una volta quando tu ti perdevi, sbagliavi, il navigatore ricalcolava e diceva ricalcola percorso, ricalcola. Adesso avete notato, non lo dice più, fa silenzio. Tu pensi che abbia perso la connessione? Invece fa l'offesa la stronza. No! Si offende. Sta zitta, parla molto perché è offesa. Perché dice, io te l'avevo detto dove girare. Secondo me ripensa, ti avevo detto dove girare. Hai fatto che cacchio hai fatto. Adesso arrangiati. Io mi rifiuto di darti ancora delle indicazioni. Quindi fa tutto quel gioco nello schermo che non si capisce niente. Sembra una magia di Harry Potter, poi tu sei lì impazzita, non capisci più niente, e nel silenzio più totale, uscire alla quarta uscita. E tu mangi pane e ansia per tutto il viaggio. Io vorrei un navigatore empatico, comprensivo. È un psicologo vuoi. Ma sì, una psicologa. Un amico. Sì, che ti dicesse, sì, hai sbagliato, ma guarda, avrei sbagliato anch'io. Poi tutte quelle uscite lì è un casino. Va bene. Ci siamo persi tutte e due, guarda, dai. Poi quando ti arrivi a destinazione ti dice batti 5, vaffanculo, ce l'abbiamo fatta. Ti dice così, ti carica, dice vai adesso, ti aspetto qua, vai. E no, è figo, no? Ah, mamma mia. Va bene, allora parliamo di politica, così ti rilassi un po' di più. Sì. Quanti minuti abbiamo? Tanti, tantissimi, guarda. Dite il numero, mi serve il numero. Un 20, un 20, 20. No, okay. Allora, parliamo di politica. Lei ha messo il like a Vinci Salvini? Oddio. Hai messo il mi piace? Non so cos'è. Su Twitter, su Instagram, su Facebook. Aiutami. Ma dove vivi? Nel Burundi? No, cosa è successo? Vinci Salvini, il concorso Vinci Salvini, vediamolo, per piacere che non sai niente. Non so niente. Ebbene sì, finalmente è tornato anche lui. Stiamo parlando del Vinci Salvini. Olè, più mi piace metti ai post sulla mia pagina Facebook, più veloce sei, più punti accumuli. E addirittura per i più fortunati, addirittura una chiacchierata al telefono con me. Pensa a te che premio incredibile. Partecipa subito anche tu. Non lo sapevo, adesso lo faccio. Tutti pietrificati. Ma è vero, È vero, capisci perché ce l'ha con te? Perché vuol prendere il tuo posto. Ma è anche più bravo. Assolutamente, ma è meglio di Mastrota. Anche la musichetta sotto l'ha fatta la pianola Maroni, Allora, succede questo, che se tu metti like velocemente, ti mettono o la foto sul sito, oppure vinci una telefonata con Salvini. Sì. Che spero che ti dica di farti furbo. Sì. Oppure terza possibilità, un caffè con lui che spero paghi lui. Io non lo chiamerei Vinci Salvini, lo chiamerei più Salvinci,
che è almeno più compatto, bello, una bella idea. Perché se prende piede questa moda qua dei concorsi, ma tu non avevi altro di cui parlare. Si potrebbe fare per esempio il concorso Siri per un giorno, dove passi una giornata con Siri in mezzo alle pale eoliche. Potrebbe essere. Vediamo Siri, appunto, ecco qua, vediamo l'attimo esatto in cui Siri è stato rimosso da Conte, ecco qua, e vediamo la prossima foto, Berlu che finalmente è uscito dall'ospedale, in piena forma, gli hanno fatto il tagliando e l'hanno rimesso su strada, meno male, bene. Quell'uomo lì è veramente un Highlander, guarda, ecco. Basta lì. Lui si ricarica come un telefono, basta che si infili la spina da qualche parte, male, proprio il Mazinga Z della politica, meno male, proprio è pieno di energia, sarà Mediaset, guarda che quelli di Mediaset sono così, sono tutti dove giovani. Dove vuoi arrivare? No, ma guarda, ti dico, ci deve essere qualcosa dentro Mediaset, magari è costruita, non so, sopra un vecchio cimitero indiano, va a sapere. Non lo so. No, perché immaginati Ezio Greggio, Ezio Greggio non è mai invecchiato, è uguale a quello di Dante. È vero, è beato lui. La Fogliero, gnocca uguale. Ma anche io, scusa. No, e tu assolutamente no. No, tu sei invecchi, no. Tu sei come Emilio Fede. No, cioè, oh, oh! Fin quando era dentro a media se te la giovane è uscito, un'altra cosa. Un'altra che è assolutamente non invecchia mai è la D'Urso. No, è vero. Che fa 7400 trasmissioni alla settimana ed è sempre fresca. Un bicchiere d'acqua del Pian della Mussa, vediamola. Guarda, guardala lì. Stesso sguardo di Berlu. Vuol dire che fa bene, vede, fare TV fa bene. Poi anche, ha anche voglia di vestirsi. Io facendo tutte quelle trasmissioni lì le farei in tuta da ginnastica. Invece lei ha anche un portamento. Ma guarda, Lady Gaga in confronto sembra Lorena Bianchetti. Lei ha anche un portamento. È un portamento diverso. Invidiabile, cioè, E lei ha un portamento invidiabile. È un portamento. Hai capito? Vuoi dire le bocce nella pistola? Voglio dire che ha un portamento. Ecco. No, ma guarda lunedì scorso come ha presentato il Grande Fratello. Ti volevo solo dire. Così, fonza. Col giubbotto di pelle, sembra appena uscita dalla moto. Al contadino non far sapere quanto è bello il chiodo con le pere. Io, no, ma io non la fa vedo, caldo. Io non la vedo perché sono in onda a quell'ora, capito? È vero, non sei più in onda, adesso la puoi vedere. Domani ci sono. Domani. Ancora domani. No, dicevo che fa caldo negli studi televisivi, fa caldo. Sì, sì. E quindi io non riesco a capire dove come devi, faccio. Dove stai no, perché andando? A una certa età ti vengono anche gli scaldoni. Sì, quanto si vede manca. Che lei non traspira, i pori otturati come le tubature quando c'hanno il calcare. 3 minuti. Giubbotto che non potrebbe mai usare, per esempio, Zingaretti, vediamolo. Ma certo, che discorsi. Certo, che discorsi. Che se fosse un condominio direi che avrebbe bisogno di grondaie. Sì, sì. Ecco, vedi, poi abbiamo l'America del Nord, Stretto di Panama, Cuba. Diciamo che tutto a posto, però la cravatta è dritta. Vediamo invece il nostro presidente. Ancora. Mattarella, vediamo come va il cravatta gate di questa settimana. Sì. Ma non siamo è che, da capo. Ma non è storto. Una serpe. Ma no, è che il nodo, un nodo molto elegante, che è difficile tenere. Ho capito. Allora, però, attenzione, io mi sono detta, magari deve mettersi il cravattino, il papillon, ma no, che col cravattino papillon? È meglio. Vediamo com'è col cravattino. Vabbè, ma perché ti sei concentrata? Perché adesso mi hai presa sta tigna di sto cravattino sorto. Allora ho pensato questa cosa. Di fare un tutorial. Per chi? Per il presidente. Ma sei pazza! Il tutorial per scusa, il presidente per insegnargli a fare il nodo dritto della cravatta. Ma non scherzare. Ma ci sono dei tutorial per tutto. Allora io ho chiesto cortesemente alla redazione se mi potevano procurare un sosia di Mattia. Ma non scherziamo! Non l'hanno trovato più. Ma meno male, pazienza. Bellissimo. Allora adesso andiamo là, io e te, caro mio cretino, e tu insieme a me spiegherai come si fa a Mattarella a fare il... Ma non ci penso proprio! Dai, avanti. Facciamo entrare il sosia di Mattarella. Ma che so... Anche lei, perché si presta? Ma cosa fa? Venga in mezzo, venga. Lei è presidente di qualcosa?
Sì, dell'Italia. Ma no, che, no, di che cosa, presidente? Condominio? Presidente di... della Repubblica. Sì, no, vabbè. Vabbè. È entrato nella parte. Molto bene. Allora, yeah, vado a prendere la cravatta. Io non lo farei. Lei, io finirei qua perché basta l'idea. Allora, prendiamo la cravatta. Allora, caro presidente, di cravatte ce ne possono essere di vari tipi. Dai, che abbiamo, siamo in ritardo. Abbiamo le cravatte di seta, di cotone, di lana e anche di cuoio. E ogni cravatta ha stessa dignità, stessi diritti nei confronti dello Stato, senza distinzione di fantasia, sì, di stoffa o di prezzo. Sì. Allora, si mette la cravatta in questo modo. Ecco, questo è il classico bipolarismo, vede? Questa, però c'è un partito di maggioranza, diciamo, che va più giù. A questo punto io mi fermo perché non so come si faccia, fai tu, fa lei. Ecco, guardi, vede, lo sta facendo lui, molto bene, tira, a questo punto, ecco. Fabio, dai una mano, quando uno monta le mobili dell'IKEA. No, è bravissimo. È bravissimo, sì, eh? Sì. Ma questo è il nodo scapino? Sì. Yes. Ah, ecco, vede, presidente, così? Sì, chiedo, ecco, scusa. Tiri indietro il pomodamo, cortesemente, ecco, è bene, perfetto, così, dritto, lo devo... Bene, dritto così, bon. A posto. Ecco, presidente, così, mi raccomando, bello dritto. Piuttosto si fa il nodo prima e se lo mette all'ultimo momento. Ma è storto. È storto? Storto. Oppure se lo mette come sciarpa. È storto. È storto. Io la metterei a te. Senti, io sai cosa farei, presidente? Metti al dolce vita. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Senti, Fabio. Io volevo fare un annuncio, però un po' più serio, sì, e che è molto importante per me e per tanti. Allora, volevo fare un appello. Allora, esiste un farmaco che si chiama Sinemet e si usa per la terapia del morbo di Parkinson. È un farmaco che va preso di frequente, quindi un malato ne ha bisogno in grandi quantità. Fa parte di quei farmaci importantissimi che si chiamano salvavita, che vuol dire che o che proteggono la vita o che la rendono più accettabile nonostante la malattia. E la vita di un malato di Parkinson, se si ha avuto a che fare col problema, non è una vita facile. Allora, da mesi oramai questo Sinemet non si trova più. Ne ha già parlato anche Striscia, e ne parliamo anche noi. Se digiti Sinemet su Google, la prima scritta che esce è Sinemet introvabile. Tu vai in farmacia e ti dicono che è esaurito e che al momento è irreperibile. Allora tu dici, vabbè, ma perché non usi il generico? Perché anche quello è esaurito. E allora io mi chiedo, ma com'è possibile che un farmaco salvavita sia irreperibile? Facciamo un casino degli accidenti perché c'è solo la Coca Zero e noi vogliamo quella light e non facciamo casino per un farmaco che non si trova. Per trovare il Sinemet bisogna andare o alla farmacia Vaticana, che magari qualche scatola ce l'ha, però lo dice la parola stessa, si trova in Vaticano, cioè a Roma, per cui se hai il Parkinson a Caltanissetta o a Trento sei fregato, oppure a San Marino e vale lo stesso discorso, altrimenti devi comprartelo online all'estero, in Svizzera, in Francia, in Germania, dove ne trovi quanto ne vuoi, ma pagandolo profumatamente. Allora io mi rivolgo al Ministero della Salute. Noi, come diceva Calenda, abbiamo la fortuna di avere una vera sanità pubblica, magari facciamo bene a lamentarci di quel che non funziona, ma la nostra sanità è considerata la seconda al mondo. Se vai negli Stati Uniti senza un'assicurazione non ti tirano su neanche se hai avuto un infarto, il dottore invece di farti dire 33 ti fa dire il numero della carta di credito, se non ce l'hai schiatti. Noi dobbiamo essere super orgogliosi del nostro stato sociale, proprio per questo dico, signora ministra Giulia Grillo, intervenga lei. Si calcola che in Italia ci siano circa 500.000 malati di Parkinson, un'intera città di medie dimensioni, persone che hanno bisogno di andare in farmacia e trovare un farmaco che permetta loro di vivere meglio. Vi prego di cuore, facciamo in modo che il Ministero della Salute non si trasformi nel Ministero della Salute solo per chi può permetterselo. Grazie. Luciana Littizzetto! Ora andiamo in pubblicità, ma... per la festa della mamma, a Luciana Littizzetto, brava! Grazie! Pubblicità e poi Roberto Saviano.